qui ragazzi, sono sempre io Marco Crippa, siamo sempre qui con il nostro Road to Final Fantasy VII Remake, riproponiamo appunto Final Fantasy VII in italiano per aspettare il remake che ormai Square dovrebbe presentare a brevissimo, cioè sappiamo già tantissime cose ma non abbiamo una data ufficiale di uscita, speriamo che in queste tre ce lo facciano sapere, diciamo, dai. Allora ragazzi, anzitutto volevo scusarmi con tutti perché l'altra volta ho letto Red 8 o Red 8, in realtà si chiama Red 13 o Red 13, però errore di infanzia, l'ho sempre chiamato così e per me è Red 8, quindi fatemi ragione, è così, cercherò di non chiamarlo più così, ma se dovesse capitare, sappiatelo, potrebbe. Ma non è una cosa casuale, cioè è voluta dal fatto che io non mi ricordo che in realtà è il suo vero nome quello. Però vabbè, a parte quello, ragazzi, siamo usciti da Midgar, finalmente ci stiamo proprio inquadrando a questa bellissima cittadina che, se non ricordo male, è Niflheim, no, forse no, non mi ricordo. Detto questo, c'è una grossa differenza rispetto all'altra volta ed è che siamo a livello 21 con Claude al posto che è a livello 14. Perché? Perché ho deciso che di livellare un po' senza andare avanti con la storia per ridurre il tempo in cui stiamo fondamentalmente a combattere per nulla, ecco, perché oggettivamente è così, stiamo lì a combattere per un non nulla e niente, così è tutto più veloce, ragazzi. Quindi spero di aver fatto cosa gradita. Intanto vi faccio vedere, abbiamo qualche materia che ormai è salita di livello. Abbiamo un Ice 2, ragazzi. Abbiamo un Lightning 2, un Bolt 2. Un Poison no. Abbiamo delle Hall a livello 2. Il Restore no, ma ci siamo quasi. E abbiamo la Chocomog, ragazzi. La Chocomog che è la prima Summon. Poi ve la faccio vedere. Allora, dobbiamo andare anzitutto, niente, fare due passi in avanti. E questa è Calm? Bene, ti aspetta la locanda! Sbrigati, chiappe mosce! Barret sempre con questa verve. Andiamo, Claude! Va bene. Allora, andiamo alla locanda. Signor Claude, il gruppo l'aspetta piano di sopra. Va bene, andiamo tutti piano di sopra allora, ragazzi. Claude, sei rientrato? Scusate, ha detto sei in ritardo, ma noi abbiamo detto sei rientrato. Ma tanto va bene uguale. Diamine, sbrigati! Che cattiveria. Scusate il ritardo. Sembra non manchi più nessuno. Forza, sentiamo sta storia. Capito, no? Quella su Sephiroth e la crisi del pianeta. Racconta tutto, dai! Oggi Barret è sempre più incazzato. Il mio sogno era diventare come Sephiroth. Per questo mi arruolai. E dopo aver lavorato insieme tante missioni, divenimmo amici. E me lo chiami amico? Sì, beh, era più grande di me e difficilmente parlava di se stesso. Eravamo, come dire, commilitoni. Ci fidavamo l'uno dell'altro fino a che un giorno? Dopo la guerra, noi della milizia dovevamo eliminare qualsiasi resistenza contro la Shinra. È stato 5 anni fa. Avevo 16 anni. Sta proprio diluviando. Ehi, ora come ti senti? Va meglio. Non so che dirti. Mai sofferto di mal d'auto. Tutto bene? Ehi!
Sediti. Ho della nuova materia. Non vedo l'ora di usarla. Che ragazzino. Ci dai qualche dettaglio su questa missione? Questa non è la solita missione. Bene. Bene? E perché? Io mi sono arruolato per diventare come te. Ma è da quando sono di prima classe che la guerra è finita. I miei sogni di gloria sono sfumati con la fine della guerra. È per questo che mi offro sempre volontario per queste missioni. Mi metto, come dire, alla prova. Beh, che ne dici, signor Sephiroth? Non avevi parlato di un briefing? Dobbiamo investigare presso un vecchio reattore Mako. Abbiamo avuto segnalazioni di malfunzionamento, sembra a causa di creature mostruose. Per prima cosa dobbiamo sbarazzarci di tutti questi mostri e poi localizzare il problema ed eliminarlo. Dei mostri? E dove? Al reattore Mako di Nibelheim. Nibelheim. Io sono nato là. Casa. Signore, qualcosa ha appena colpito il camion! Sarà il nostro mostro? Sentite la pathos di questa musica? Noi facciamo un semplice attacchino, gli toglieremo nulla fondamentalmente. Sono anche morto, grazie. Oh, grazie Sephiroth, mi stai resuscitando. Che gentile. Ok, sono di nuovo vivo. Il drago mi sta riuccidendo. Tra l'altro è una pippa assurda, ragazzi. Ecco, va bene, lui gli toglie 3100, io gli tolgo 0 probabilmente. Sephiroth era fortissimo. In realtà era molto più forte di qualunque storia abbiate mai sentito raccontare. E tu, quando entri in scena? Io ero ipnotizzato da come combatteva Sephiroth. E così arrivammo a Nibelheim. Dimmi, cosa provi? È la prima volta che ritorni nel tuo paese natale da molto tempo, vero? Dimmi, cosa si prova? Te lo chiedo perché io non so dove sono nato. E i tuoi genitori? Mia madre si chiamava Genova, morì nel darmi la luce, e mio padre, beh... Grasse risate. Lasciamo perdere. Ok, muoviamoci. Sento interferenze nella Mako. Noi ci muoviamo. Ehi, hey, un momento! Che c'è, Barrett? Ma non era un... il nome della madre di Sephiroth? Genova, ma certo! Era quel dannato mostro senza testa nell'edificio della Shinra! Giusto. Barrett, per favore, ci fai sentire il racconto di Claude? Fai le tue domande più tardi. Tifa, volevo solo... Ok, Claude, continua. Gli amici di infanzia riuniti. Tifa, mi fece una vera sorpresa. C'è troppo silenzio in giro. Devono essere tutti nelle loro case, troppo spaventati dai mostri per uscire. O forse troppo spaventati da noi. Partiremo per il reattore all'alba. Vai a dormire presto stasera. Andiamo a dormire.
Ci serve solo un'occhiata in giro, poi riposatevi anche voi altri. Oh, e... vai pure a trovare la tua famiglia. Ho sentito l'arrivo di Sephiroth, ho volato la mia camera. Ah, la macchina fotografica. Voglio una foto di Sephiroth con un mostro. Falla a me la foto. Non faccio foto a chiunque. Vabbè, oh, dai. Salve. Ehi, ma non sei... Sono già stato qui? Io non lo ricordo. Ma che rottura di palle! Se non è importante vai avanti! Vabbè, in effetti. Questa è casa mia. Non ha niente a che fare con quello che è successo 5 anni fa. Aspetta, voglio sentire! Anch'io, è stato 5 anni fa, vero? Dai, racconta! Vedesti la tua famiglia, no? D'accordo. Non so se si potesse chiamare famiglia. Mio padre morì che ero ancora piccolo. Per questo mia madre viveva sola in quella casa. Sì, vidi mia madre. Mia madre era una donna energica, non era cambiata per niente. Qualche giorno dopo sarebbe morta. Ma quando la rividi era splendida. Sì? Claude! Bentornato, Claude! Ciao, mamma. Vieni, vieni, fatti guardare un po'. Sei così bello. E l'uniforme della milizia? Mamma, io... Come sei cresciuto? Chissà le ragazze che ti girano intorno, ma tutti me lo dicono, insomma. Sono preoccupata per te. Ci sono un sacco di tentazioni in città. Vorrei tanto che ti sistemassi con una brava ragazza. No problem, apposta, ragazzi apposta. Dovresti avere una ragazza seria, una che si prenda cura di te. Ecco di cosa hai davvero bisogno. Lasciami in pace. Stai mangiando bene? Sto benone, la compagnia si occupa di me. Davvero? Chissà cosa ti cucinano. Ero così preoccupato per te. Claude? Lo sai, Claude? Non è così, Claude. Io sarò sempre tua madre. Lasciamo stare. Vabbè, insomma, la mamma di Claude era la classica mamma italiana. Molto, molto apprensiva. Questa, se non ricordo male, è la casa di Tifa. Claude? Entrasti in casa mia? Già. Pensavo tu fossi in casa. Allora, andiamo su e andiamo. Claude, entrasti in camera mia? Sì. E andai al piano. Suonaste il mio piano? Già, suonai. Allora, inizia per smettere. Okay. Allora. Allora, do re mi, quindi cancella. Mi.
Ah, ok, fantastico. Hanno fatto anche le parti già pronte. Sto provando i tasti per capire. Allora. Allora, devo ricordarmi come sono i tasti, ragazzi, scusatemi, ma... Allora... Devo suonare, l'ho dimenticato... Do, re, mi... Fa e l'ok, quindi fa... Ok, vado per su... Vado su come funziona... Ah, più cambia, madonna... Che roba difficile, ragazzi. Allora, non posso fare il tastino numerico, era così comodo una volta. No, allora era oggi su più che scusate un attimo, andiamo a rivedere esattamente com'era la strofa, sono passati troppi anni. Allora. Allora. Do, re, mi. Si, la. Do, re, mi, si, la. Do, re, mi. Sol, fa. Do, re. Do, ok. Quindi do, re, mi, si, la, do, re, mi, sol, fa, do, re, do, ok. Non che serve veramente a nulla, qua, dovrei farlo dopo, però... Allora, cancella Do, Re... No. Do, Re, Mi... Page su più menu. Ok. Quindi menu è questo, page su... Allora. Ok, questo è rotto, ok, trovato. Quindi è Do
è questo più il cambio. Ok. Ok, quindi è Do, Re, Mi. No, questo è Sol. Oh, che cavolo. Yeah, ok. Ciao a tutti ragazzi, sto tentando di suonare il piano ma non riesco bene a capire i tasti del joystick rispetto a quelli del computer. Allora, do, re, mi. Il si si faceva con il cambia più o meno. Ok, questo. Do, re, mi. E la si faceva con il questo e il cambia. Ok, quindi do, re, mi. No? Do, re, mi. Allora, no? Ah, ok, questo. Quindi. Siamo quasi ragazzi. Allora, sì. Allora. Ok, ce l'abbiamo fatta, rifacciamo seriamente. Do, re, mi. No, niente. Ho già sentito questa melodia, la suonavo molto spesso. Me la ricordo. Aspetta. Ah, qua mi diceva già cosa dovevo fare, fantastico. Vabbè, facciamo giusto un po' di allenamento così, già suonare un po', ricordo. Dopo essere riuscito a fare ciò che dovevo fare, ho fatto anche una mia melodia personale. Va bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo perso già abbastanza tempo contro il piano e direi che a sto punto ce ne torniamo a fare il nostro giretto di Nicklaim. Allora, siamo andati qui, andiamo qua giù. Ok. Chi è che schi? Chi è? Oh, sei della Shinra? Benvenuto. Oh, scusami, sei tu, Claude? Non ti avevo riconosciuto.
Shinra? Shinra? Milizia? Smilza? Andate a caccia di mostri brutti? Andate a caccia? Vabbè, niente, dopo aver fatto i bambini stupidi che mi parlavano, ora posso andarmene in giro. Sono così nervoso. Anch'io, ti capisco, è la tua occasione per diventare un eroe. Che occasione, ragazzi, eh? Un'occasione veramente fenomenale. La Shinra qui per occuparsi dei mostri? E tu chi sei? Il mio nome è Zangan. Viaggio per il mondo insegnando ai piccoli le arti marziali di Oh, che cavolo. No, ragazzi, seriamente? Non me lo ricordavo sta cosa. Ho ben 128 studenti in tutto il mondo. In questa città una ragazza di nome Tifa è mia allieva. Ah, ma è maestro di Tifa lui, è vero. Hai detto Tifa? Tifa ha ottimi doti, diverrà una grande guerriera. Ma no, veramente, ragazzi, le arti marziali di Okuto... No, dai. Non ci posso credere. Cosa stai guardando? Questo panorama è come se lo conoscessi. Allora, lui guarda il panorama e noi andiamo nella camera a parlare con lui. Manca un letto. Chi dorme per terra? Non lo sappiamo. Chi starà a dormire per terra? Ci alzeremo presto domani mattina. Faresti meglio andare a dormire. È meglio riposare un po'. Ho assunto una guida per domattina. È una ragazza giovane. Speriamo di poterci fidare. Appena arriva la guida si parte. Ascoltami bene, Sephiroth, se le succede qualcosa, tranquillo. Andrà tutto bene, papà. Ci sono due uomini della milizia con me. Sono Tifa, molto piacere. Tifa? Sei tu la guida? Proprio così. Sembra che io sia la guida numero uno in questa città. È troppo pericoloso, non voglio che tu sia coinvolta. Non succederà nulla se tu la proteggerai. Andiamo. Vabbè. E se non succede nulla? Signor Sephiroth, mi faccia fare una foto, ricordo. Tifa, ti prego, glielo puoi chiedere? Madonna, ha rotto le balle questa foto, sto tizio. Cheese! Grandioso, grazie! Appena sviluppata ve ne darò una copia ciascuno. Ma non la svilupperai mai, no, forse riesci. Su Monte Nibel c'era un rettore mago. La fredda aria di montagna era sempre la stessa. Adesso si fa più difficile, seguitemi. Oh, il ponte! Siamo caduti tutti dal dirupo. Ma ovviamente non ci siamo fatti nulla, perché figurarsi. Mi sembra che stiate tutti bene, possiamo ritornare lassù?
Queste montagne sono piene di gallerie, come un formicaio. Oh, e Sephiroth, mi sembra anche una persona. Lo so che può sembrare crudele, ma non abbiamo tempo per cercarlo. Dobbiamo andare avanti. D'ora in poi staremo tutti insieme. E niente, quindi abbiamo fatto morire così una persona malamente. Ovviamente i mostri qui ci riempiono di mazzate, ma Sephiroth è praticamente invincibile. E vai con un Volt 3 applicato a una materia Hall. Dove siamo? È una caverna colorata. Deve essere a causa dell'energia Mako. Queste montagne sono molto ricche, per questo ci hanno costruito un reattore. Andiamo a scovare l'energia Mako. E vabbè, direi che tutto ciò fa il suo sporco lavoro. E questa cos'è? È una fontana Mako, un miracolo della natura. È così bella. Se il reattore continuerà a risucchiare l'energia, questa fontana si prosciugherà. Materia. Considerando l'energia Mako, si produce della materia. È molto raro vedere la materia al suo stato naturale. In ogni caso, come mai usando la materia si può accedere alla magia? Sei della milizia e non sai nemmeno questo? La saggezza e le conoscenze degli antichi sono cristallizzate nella materia. Chiunque acceda a tali conoscenze può facilmente usare i poteri del pianeta. Esiste una sorta di interazione tra noi e l'intero pianeta che consente l'uso della magia. Almeno così si dice. Magia, un potere misterioso. Cosa c'è da ridere? No, è che tempo fa un uomo mi disse di non usare mai parole come potere misterioso, né parole poco scientifiche come magia. Ricordo ancora come si adirò. E chi era? Ojo della Shinra, un uomo senza esperienza, assegnato a fare il lavoro di un grande scienziato. Era una massa di complessi ambulante. Una fontana Mako. Dunque, è qui che risiede la conoscenza degli antichi. Alla fine ce l'abbiamo fatta, anche facendo la strada più lunga. Tifa, aspettaci qui. Vengo anch'io, voglio vedere. Può entrare solo chi è autorizzato. In questo luogo ci sono molti segreti industriali della Shinra. Ma... prenditi pure di lei. Uffa!
Allora ti consiglio di stare molto attento. Pare che i reattori della Shinra siano bene o male tutti uguali. Ok. Questa è Genova, vero? Non si apre. Ecco perché il reattore funzionava male. Qui ha ceduto un giunto. Claude, chiudi la valvola! E andiamo a chiudere la valvola. Dentro. Ah, qua lo chiudiamo. Come si è rotto? Ma certo, è stato Ojo. Lo ha forzato al massimo, si illude di poter essere a livello del professor Gast. Questo sistema serve a condensare e conservare energia Mako, a patto che funzioni, ovviamente. E cosa accade all'energia Mako quando viene ulteriormente compressa? Ma certo, diventa materia. Giusto, di solito è così. Ma Ojo ha fatto delle modifiche, dai un'occhiata qui. Ma cos'è? I normali membri della milizia sono umani esposti a radiazioni di energia Mako. Diventi diverso dagli altri, ma sei ancora umano. Ma loro cosa sono? Sono stati esposti a una dose di Mako molto superiore a te. Insomma, una sorta di mostri. Proprio così. Ed è Ojo della Shinra che produce questi mostri. Organismi viventi mutati da dosi massicce di energia Mako. Ecco cosa sono in realtà queste creature. Membri normali della milizia. In che senso? Tu sei diverso? Ehi, Sephiroth! No! Anch'io! Anch'io sono stato creato! Sono come tutti questi mostri? Sephiroth! Lo hai visto anche tu! Tutti loro erano umani! Umani? Questi? Sin da piccolo ho avuto la sensazione di essere diverso dagli altri in qualche modo. Speciale! Ma non così, non così! Insomma, dei piccoli abomini molto molto bruttini. Sono umano? Non riuscivo a capire cosa Sephiroth volesse dire. Ero molto più sorpreso del fatto che la Shinra producesse mostri. Maledetta Shinra! Più la conosco, più la odio! Chi avrebbe mai creduto che i reattori Mako celassero un simile segreto? Questo sembrerebbe spiegare il recente aumento del numero di mostri. Penso che dovremmo ascoltare attentamente, Claude. Non credi anche tu, Barrett? Perché parli con me? Vabbè,
Salva il gioco e riposa. Già, forse è così. Vogliamo riprendere il fiato. Bene, ragazzi. Diciamo che parte della trama si sta un attimo dipanando. Abbiamo scoperto, quindi, che la Shinra fa esperimenti su degli umani per creare i Soldier, quelli super potenziati. Esempio è Sephiroth, fondamentalmente. Iris. No, scusate. Ho detto è. Tifa, tu rimarresti fuori allora? Sì. Ritornammo a Nibelheim. Sephiroth si rinchiuse nella locanda. Non provò nemmeno a parlarmi. Dopodiché, all'improvviso, Sephiroth sparì, giusto? Lo ritrovammo dentro l'edificio più grande di Nibelheim. I paesani lo chiamavano la dimora Shinra. Tanto tempo fa, gente della Shinra viveva in quella dimora. Adesso tenete ben presente quel povero miliziano che c'è lì in sulso, perché più avanti nella storia capirete chi è veramente quello che ci ha corso insieme a noi verso la dimora Shinra. C'era la cassaforte, non mi ricordo della combinazione, ma forse non c'è adesso. La combinazione c'è più avanti. Vabbè, Sephiroth già so dov'è. Semmai esploriamo giusto un pochino, no? Allora, io devo andare per i sotterranei, ok. Non c'è alcun segno di Sephiroth, eppure sono certo che sia entrato. Ok. Andiamo giù per i sotterranei. È chiuso. Un organismo che sembrava morto fu ritrovato in uno strato geologico di 2000 anni fa. Il professor Gast definì l'organismo Genova. L'anno X, il mese X, il giorno X, si scoprì che Genova era un antico. L'anno X, il mese X, il giorno X, il progetto Genova fu approvato. Il reattore numero 1 venne usato per... Genova, il nome di mia madre. Il progetto Genova. È solo una coincidenza? Professor Gast, perché non mi hai detto niente? Perché sei morto? E intanto noi andiamo verso Sephiroth e ci parliamo. Lasciami solo. Non ci parliamo più. Ci andiamo.
Sephiroth non riusciva mai a dare sua memoria. Continuava a leggere come se fosse posseduto da qualcosa. E mai una volta mi dispegnersi, non ho fatto in tempo a leggere, ho fatto troppo lentamente il tutto. Andiamo a vedere Sephiroth. Sephiroth sembra diverso. Qualcuno comincia ad accorgersi che forse tutto non va proprio come piani. Andiamo a fare la cappa di... Ah, queste risatine proprio così. Ciella! Il traditore. Traditore? Sei all'oscuro di tutto, ti spiego, traditore. Questo pianeta apparteneva ai Setra. I Setra erano una razza nomade. Migravano verso un pianeta, lo colonizzavano... Poi ripartivano. Essi credevano che alla fine del loro lungo viaggio avrebbero trovato la terra promessa e l'eterna felicità. Ma tra loro, alcuni iniziarono ad opporsi alle migrazioni e si fermarono. Alla ricerca di una vita facile si stabilirono sul pianeta. Si presero ciò che i Setra e il pianeta avevano fatto, senza dare nulla in cambio. Erano i tuoi antenati. Sephiroth. Tanto tempo fa ci fu un cataclisma. I tuoi antenati sopravvissero, si nascosero come topi. Il pianeta si salvò con il sacrificio dei Setra. Dopodiché i tuoi antenati iniziarono a moltiplicarsi. Ora tutto ciò che resta dei Setra è in questi rapporti. Ma questo cosa c'entra con te? Non capisci? In uno strato geologico di 2000 anni fa fu trovato un antico di nome Genova. Il progetto Genova. Lo scopo del progetto Genova era produrre umani coi poteri degli antichi, o meglio, i Setra. Ed il loro prodotto fu io. Prodotto? Vabbè, insomma, Sephiroth ha cominciato a capire qual è la vera verità e sta cominciando a sbroccare. Sì! Il professor Gast, capo del progetto Genova, era scienziato geniale. Mi ha creato. Creato? Ma come? Sephiroth? Levati di torno, sto andando da mia madre. Adesso, miei spettatori, io mi aspetto il vostro coro quando partirà la mia canzone di Sephiroth. Sei tu! Sei ancora tutto intero? Allora vieni qui ad aiutarmi! Io controllo questa casa, tu cerca anche quell'altra! Ho cercato, ma sono tutti morti. Inumano.
Sephiroth è una cosa inumana. Sephiroth quindi ha sbroccato completamente, ha dato fuoco al villaggio di Nibelheim e ora sta andando al reattore Mako per liberare sua madre. Sua madre tra virgolette, perché in realtà è stato creato da Genova Sephiroth, non è proprio figlio naturale, è stato creato in laboratorio. Papà, Sephiroth, è stato Sephiroth, Sephiroth, milizia, reattore Mako, Shinra, li odio tutti. Madre, sono qui per vederti. Ti prego, apri questa porta. Come hai potuto fare questo a mio padre e agli altri della città? E vai, e Tifa ha preso un colpo quasi mortale. Da Sephiroth, fortuna che siamo arrivati noi a salvarla. Avevi promesso che se fossi stata qua e tu... Ecco qua Genova. Madre, è giunto il momento di riprendersi il pianeta. Ho avuto una grande idea. Arriveremo alla terra promessa. Sephiroth. La mia famiglia, il mio paese. Come ho potuto fargli questo? Sono tornati, madre. Con i suoi poteri superiori, la sua conoscenza e magia, mia madre è destinata a governare questo pianeta. Ma loro... No, sì. Fondamentalmente dice che stiamo distruggendo il pianeta, ma non preoccuparti. E la mia sofferenza, non ci pensi? La mia famiglia, i miei amici, il dolore di aver perso il luogo dove sono nato, è identica alla tua, no? Ma Sephiroth non la pensa proprio così. La mia sofferenza, e perché mai dovrei soffrire? Io sono il prescelto. Io sono destinato a diventare il capo di questo pianeta.
Ho avuto l'ordine di togliere il pianeta dalla vostra razza inferiore. Perché mai dovrei soffrire? Sephiroth, io mi fidavo di te. No, non sei più il Sephiroth che conoscevo. E qui finisce la mia storia. Finisce? Dannazione, tutta qui? Finita? Non ricordo altro. Cosa è successo a Sephiroth? A rigor di logica, io non posso averlo ucciso. I registri ufficiali dicono che Sephiroth è morto, anche se era anche sui giornali. I giornali sono tutti della Shinra. Dunque c'è poco da fidarsi. Scusate, ho fatto la voce sbagliata e pensavo fosse Claude. Voglio sapere la verità, voglio sapere cosa accade. Ho sfidato Sephiroth e non sono morto. Perché non mi uccise? In realtà... Ed io allora? Niente, sembra avere un senso. Che miti di Genova? Era nell'edificio Shinra, no? La Shinra l'avrà spedita da Nibele e Mamidgar. E chi ha preso Genova ora? L'edificio Shinra non c'era più. Sephiroth. Porca zozza, non ci capisco più niente! Bastarda, me ne vado! Vado, ciao! I ragionamenti li lascio a voi. Barrett non è un tipo molto da ragionamenti, ecco. Dai, Claude, diamoci una mossa! Va bene. Dai, muoviamoci! E quindi, mamma mia. Claude, come stavo dopo il colpo di Sephiroth? Pensavo di perderti. Ero così triste. Io, gli antichi, Setra, Genova, Sephiroth e io stessa. Andiamo, Barret ci aspetta. Che storia affascinante. Claude, prendi. PHS? Ah, ok, è il telefonino per cambiare i membri del gruppo, a posto, va bene. Il PHS ci terrà costantemente in contatto l'uno con l'altro. Bene, io mi avvio. Allora, a casa. Casa. Ok, quindi facciamo un'ispezione delle case. Ah, eccola qua, una bella cassa. Il pacemaker, che ragazzi è un'arma non per noi. Ebbene no, è un'arma per Vincent che ancora non abbiamo trovato. Andiamo su a fare un po' di shopping. In realtà adesso ho abbastanza soldi per comprarmi la città praticamente.
Allora. Vediamo che è sotto equipaggiata, quindi niente. Dovremmo però comprare. Allora, sicuramente delle Phoenix Wright dobbiamo comprare. Phoenix Down, scusate, Phoenix Wright è in gioco. Le tent ne prendiamo un altro per sicurezza, va bene. Qua abbiamo comprato ciò che ci serviva. Qua prendiamo le materie. Ok, allora abbiamo un Earth sicuramente. Ian sicuramente. 1-2 di Earth che non si sa mai. E qua invece compriamo le armi. Va bene. Allora, va bene così perché ci interessa tenere for slot come bracciale, intendo. Allora, quindi tornando alla mappa del mondo, dobbiamo andare verso ovest. Allora, questo canto lo facciamo abbastanza in fretta. Ok. Va bene. Usiamo l'enemy skill qui, che è abbastanza forte da usare contro questi. Ok. Allora, c'è la fattoria Chocobo qui, e qua vicino c'è invece la palude. Come vedete, nella palude
Ok. Come dicevo, nella palude c'è un serpentone gigantesco che adesso... andremo appositamente ad affrontare giusto per farvi vedere quanto è grosso e quanto è forte. Il serpentone qua, tra l'altro, mi dà una enemy skill davvero portentosa per questo punto del gioco. L'unica cosa è che oggettivamente è parecchio troppo forte. Quindi noi proviamo ad affrontarlo, ma ci avrebbe almeno una decina di livelli in più, forse anche di più. Ricordo che ai tempi il mio amico era riuscito a batterlo perché non riusciva ad andare oltre questo punto. E quindi, perché il computer non gli funzionava a dovere, fondamentalmente. E quindi si era messo di continuo a giocare a fare i mostri qua nella zona fuma della palude. E alla fine è riuscito ad avere anche cose abbastanza forti, ecco. Tipo il Wolf 3, Ice 3, immagino il livello 3 già a questo punto. Fate conto quanto aveva già giocato. Potion sicuro. Però c'è un piccolo fenomeno però, Phoenix Down su di lui. Ok. Allora. Ok, sta per lanciare la magia beta. No, pensavo avesse... fosse in procinto di lanciare una beta, e invece no. Beta che mi devasterà completamente, perché... è assolutamente impossibile che non mi devasti. Madò, che rompi balle però. Vabbè, non mi lascia altra scelta che giocare il mio Chocomog. Chocomog è davvero qualcosa di bellissimo. Va bene. Allora, Barret aggiunto. Ho buttato fuori Claude, perfetto. Grazie. Ok, Claude è fuori dalla battaglia, quindi io non posso più imparare la magia beta. Sono morto con tutti e due. Sono ancora vivo perché Claude è stato buttato fuori dalla battaglia. Non lo sarò per molto, però in realtà. Fortuna vuole che qua c'è la fattoria del Chocobo. E il proprietario è così gentile da farmi dormire qui a pagamento.
Niente, riproviamo un'ultima volta a fare il mini garzolo. Allora, in realtà qua si potrebbe noleggiare il ciocobo e passare così. In pratica io quando ero bambino non lo sapevo e sono sempre passato correndo come un dannato, fondamentalmente. Quindi si riesce anche a schivarlo volendo correndo. Già si alza, quindi vuol dire che il gioco è proprio un tot di vita. Ok. Ma che barba, sempre clone tutta fuori. Questa è la beta. Togliere un fottio e mezzo. Vabbè, niente, dopo aver fatto vedere la magia beta, noi andiamo a dormire, ci noleggiamo un ciocobo e la chiudiamo qui, perché sennò non ce la si cava più. Va bene. Niente, sto vecchietto lo sto spammando io con tutte le volte che già mi sono fermato quest'oggi a dormire. In più presumo che anche suo figlio mi spolpi col gioco, ma vabbè. Fortunato? Abbiamo vinto tutti i ciocobo, mi sto prendendo cura di quello fuori per conto altrui. Sai, se vuoi prendere più un ciocobo devi andare fuori a catturarne uno. Vuoi che ti spieghi come si cattura un ciocobo? E facciamocelo spiegare, dai. Hai notato quelli ormai qua fuori? I ciocobo selvaggi si aggirano da quelle parti. Ma senza un'esca ciocobo non riusciranno a averlo scoperto. Sono sospettosi per natura. Esca ciocobo? Sì, l'esca ciocobo è un tipo di materia che attira i ciocobo. Solo se la utilizzi usciranno fuori, senza sarà inutile attenderli. Vuoi che ti spieghi come si cattura un ciocobo? E chiediamoglielo, dai. Un ciocobo selvaggio appare sempre con altri mostri. È proprio a causa loro che non sarai in grado di catturarlo. Dunque, per prima cosa, dovrai sconfiggere i mostri e poi prendere il ciocobo. E poi? I ciocobo selvaggi sono molto cauti, al primo allarme fuggono via. Ma se userai un po' di semi e la loro attenzione potrai catturarli. E va bene. Quindi ci serve la Chocobo Lure. Giustamente ce la vende per 2000 gil. Grazie. E poi compriamo un po' di semi. Quelli sono i semi da dare.
per arrivare ai accoppiamenti, quindi... Va bene così. Ebbene sì, perché possiamo anche far accoppiare i nostri ciocco, per chi non avesse mai giocato. Sappiate che c'è questa possibilità, e c'è la possibilità anche di farli di colori diversi, Chocobo. Ognuno con una sua specifica funzione. Ok. Ok, assolutamente no, non c'è nulla. Mi aspettavo già un chocobo invece. Siamo stati fregati. Va bene. Ok, musichetta diversa sta a significare chocobo, ragazzi. Allora, item. Giza green. Magic, facciamo un quick su quello. Già scappato il nostro chocobo, che cavolo. Niente, c'è andata male, il nostro chocobo è scappato, vabbè, ce ne si fa una ragione. Ok, altro giro, altra corsa. Item. Che cavolo era? Diesel green. Ok. Magic. Fire su questo. Attacca questo. Ok, l'importante è non menare il chocobo, perché se lo facciamo scappa. Ok, l'abbiamo catturato. Oh, abbiamo anche imparato la nuova limit di Barret. È scappata la nostra fattoria. E quindi, allora, limit Barret, check, set. Ok, abbiamo settato la seconda limit Barret anche per Barret. Hai pagato molto, vero? Ma non te la prendere con il nonno e mio fratello. Fanno così sin dalla morte di mamma e papà. Vabbè,
siamo lì. Ok, ancora non posso avere le stalle, nonostante ciò comunque finisco niente di qua, non posso avere le stalle, quindi niente, devo per forza fare così. Devo prendere un altro. Ok. Che cavolo, già scappa. Era inquieto sto ciocobo. Allora, riproviamo a catturare un ciocobo. Che cavolo! È troppo in fondo, non faccio in tempo a scorrere tutti gli oggetti. Beh, dai, adesso il prossimo lo prendiamo sicuro. No, questo è un mostro normale. Ok, salita pure di livello una materia fire, benissimo, allora proviamo e riproviamo, proviamo e riproviamo. Ok, Chocobo. Allora. Attacca, attacca. No, no! No! Ma no, ho picchiato il ciocco. Dannazione. Tutto perché è morto il nemico a cui puntava inizialmente e quindi ha attaccato automaticamente l'altro. Questo non è un ciocobo. Vabbè. Vai di Matra Magic e via. Mi fa fare level up, va benissimo. Ok. Altro giro, altra corsa.
Allora, item. Anzi, item. Ma dai! Ok, allora. Ok, altro giro, altra corsa, riproviamo con questo sciocco. Ah, item. Green, ok, perfetto, fai un fire 2 su questo. Ok. Boh, preso il ciocco, finalmente. Non ricordami di schiacciare il tasto sbagliato come prima, che sennò lo perdiamo. Ah, ma anche col ciocco ci prende? Ah, che cavolo. Vabbè, Dio, Tifa, Tensan. Allora, mi sa che è il caso di scappare. Ci ho messo giusto che 45 anni a scappare, ma ce l'ho fatta. Ah, ok, vedete, noi l'abbiamo passato senza problemi, ma Midgar Zolom è stato fatto fuori da Sephiroth. È stato Sephiroth? Hai capito Sephiroth. E allora noi però dobbiamo uscire e usare una tenda, perché grazie al cielo ho comunque il ciocobo. Niente, vabbè, fantastico. Tenda. Ok, quindi devo correre come un disperato, cercando di non farmi beccare dal Midgar Zolom. Ok, ce l'ho fatta. Allora, visto che tanto ce l'abbiamo fatta anche senza il ciocobo, o ciocobo che sia, direi di riprovare a ripassare Midgar Zolom senza stare diventare matti a prendere un altro ciocobo, perché tanto è inutile. Io speravo che mi dessero la possibilità di farvi ritornare in vita con la tenda, invece no.
Cioè, puoi soltanto o dormire dentro negli eventuali letti che si trovano in giro, o no! Vabbè. Ok. Il bio funziona sempre, è un ottimo alleato. Fire 2. Perché ogni cavolo di volta? Ecco, guarda, beta. Si ritorna alla fattoria, si ridanno soldi al vecchio? No, vabbè. Io vorrei riuscire ad andare avanti, eh? Idealmente mi piacerebbe. Allora, noi ci proviamo, eh. No, ci abbiamo provato male. Niente, proviamo a scappare e fine. Che cavolo, ragazzi. Vabbè, niente, dai, prendiamo sto ciocobo e fine, se no non ce la scava più, perché... Quindi rimettiamo sopra la materia ciocobo lure. Tanto le mie finanze si abbassano ogni giorno di più.
Allora. Va bene, Chocobo catturato. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Non posso entrare nel menu per quello. Ok, va bene. Ok, siamo riusciti a passare indenni, non è morto nessuno. Perfetto. Cioè, il vero problema è che non dovrà morire nessuno neanche qui dentro, perché se non trovo Phoenix Down. Ok. Ok, materia cover ha fatto un passaggio di livello. Hey, Rude! Aspetta, un attimo. Sbagliato. Che volete? Sapete chi siamo? I Turks, giusto? Bene, visto che lo sapete, non ci vorrà molto. È difficile spiegare ciò che facciamo. Rapimenti, giusto? Vedendo solo l'aspetto negativo, sì, è così. Ma non è tutto qua, c'è anche dell'altro. Ehi! Hai ragione, Rude. So che ami le chiacchiere, perciò non sforzarti per loro. Spiegagli tu, Elena. Mi chiamo Elena e sono una novellina. Dopo il vostro attacco a Reno eravamo rimasti in pochi. Anche se grazie a quello sono entrati in Etar, Networks. Comunque, stiamo cercando di scoprire il covo di Sephiroth e vogliamo rallentarvi il più possibile. Anche se in realtà succede il contrario. Sono loro che seguono le nostre tracce. Elena, tu parli troppo. Mr. Zeng. Evitiamo di formargli sugli ordini. Scusi, Zeng. Sapete cosa dovete fare. Ora andate e non dimenticate di fare il rapporto. Oh, certo. Bene, io e Rude seguiamo Sephiroth che si dirige verso il porto di Union. Elena! Forse non mi sono spiegato. Oh, mi perdoni. Andate e non perdete Sephiroth. Va bene. Reno ha detto che intendete rivedervi dopo le ferite che gli avete fatto. Vorrà mostrarvi tutto il suo affetto con una nuova arma. Bene, ora... Dov'è Iris? Non è insieme a voi? Iris non è qui, sta con un altro gruppo. Oh, portategli i miei saluti allora. Vabbè, i Turks erano lì. Abbiamo trovato un elisir, una gran pozione. E anche dei nemici, giustamente. Allora. Matra Magic, non ci si pensa più. Mm-hmm.
Va bene, quindi questa battaglia è finita così molto velocemente, ottimo. Ok, qua devo tornare indietro e va bene. Allora, di là si esce e ok, ma voglio vedere se mi è rimasto qualcosa qua che non ho guardato, perché... Infatti, una cassa contenente del fosforo. Che fondamentalmente potenzia le statistiche in base a quello che è. Bene. Combattimento quasi finito. Perfetto. Direi che a questo punto possiamo tornare indietro e uscire. Ora, se siamo fortunati, abbiamo la possibilità di reclutare già un nuovo personaggio, che è Yuffie. Serve da fare anche il minigioco a Fort Condor, ma prima vediamo se riusciamo a reclutare Yuffie. Perfetto. Allora, Yuffie si può ottenere o qui o un po' più avanti nel gioco. Idealmente se la ottiene qui è meglio, se ci avete già un personaggio potete exparla. È molto casuale, ecco, quello sicuro, però... Questa credo che sia la più bella limite, la più bella summon che ci sia in Final Fantasy VII. È stupidissima, ma veramente bella. Vediamo, bisogna essere un po' fortunati ragazzi per prendere Yuffie.
Vediamo se la fortuna ci assiste, per il momento no. Allora, sono sicuro che è vicino a Fort Condor, infatti là è Fort Condor. Ok, allora sì, bella lì. In testa limit e gli faccio dei gran danni. E infatti così è stato, perfetto. Oh, abbiamo fatto anche un level up, fantastico. Stavo chiedendo se ci fosse... Ah, per forza quella è la foresta. I nemici quelli belli. Questo, se non ricordo male, ha anche un enemy skill. Ok, comincia a darmi sui nervi, perfetto. Benissimo. Niente, Yuffie non si vuole fare trovare.
No. Allora, ok. Ok, curiamo tutti intanto. Allora, vai di Blade Beam, tutti. Allora, abbiamo provato, abbiamo fatto anche l'upgrade alla nostra Limit Break. Allora, vediamo, vediamo, io vorrei portare avanti la live finché non troviamo Yuffie. Abbiamo trovato Yuffie, yeah! Allora, dobbiamo sconfiggerla semplicemente e poi devo ricordarmi le domande giuste da fargli, vediamo se... se mi ricordo giusto. Ok. Ok, ottimo, abbiamo anche la cura 2 ora. Gente, è incredibile, ho perso. Tu, pagliaccio coi capelli a punta, un'altra volta, combattiamo di nuovo.
E mi sembra che dovevo dirgli che non ero interessato. Pensavi di scappare via, eh? Resta e battiti! Battiti, ho detto! Coraggio, che cosa succede? Siete spaventati davvero da me, vero? Qua mi sembra che devo far essere sconcertato. Come pensavo, credevi fosse una schiappa, eh? Beh, comunque, buona fortuna. Quando me la sentirete vi darò un'altra lezione. Ciao! Vado via sul serio! Sul serio! Vabbè. No, aspetta. Ok, che? Vuoi ancora qualcosa? È così allora? Ti serve il mio aiuto perché sono eccezionale! Tu vuoi che io venga con te? Sì, mi sembra che hai ragione. Come pensavo, mi metti in difficoltà. Cosa devo fare? Ma se mi vuoi così tanto, non posso certo rifiutarmi. E va bene, verrò con te. Sbrighiamoci. Ehi! Aspettate, non vi ho ancora detto il mio nome! E abbiamo trovato Yuffie, la ninja! Mi chiamo Yuffie, molto lieta! Tutto come previsto. Tutto quello che dovrò fare, un po' alla volta. Ehi, aspettate! Aspettatemi! E va bene, abbiamo preso Yuffie, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso io direi che ci rechiamo a Fort Condor e lì chiudiamo la live, perché ormai è ora praticamente. Sia morta tipa non è proprio una bella cosa, più che altro perché non ho modo di tirarla su. Ok, allora andiamo a Fort Condor e direi che insomma salviamo già, che non si sa mai. Save. Ok. Ci battiamo contro la scena da così tanto tempo. E purtroppo si pur aspetta una lunga guerra. Perché non restate un po' con noi e ci date una mano? Non vorrei risultare invadente se avete qualcos'altro da fare. Non voglio certo distogliervi. Davvero, grazie, seguitemi, vi spiegherò tutto. Ah, questo in realtà, ragazzi, è un minigioco molto carino che dà anche la possibilità di prendere cose interessanti. Se non ricordo male, però, c'è un letto, c'è un punto di salvataggio, quindi direi che fa tutto al caso nostro. Non posso crederci. Non pensavo che qualcuno salisse fin quassù. I tuoi occhi sono differenti. Comunque, da un momento all'altro potrebbe iniziare uno scontro con la Shinra. Meglio che ve ne andiate prima di essere coinvolti. Cosa? La Shinra? Shinra? Che diavolo ci fanno qui, quei maledetti? Dunque, anche voi avete dei problemi con la Shinra? Dopotutto, se siete qui, volete ascoltare quello che ci sta succedendo? E ascoltiamo, intanto, ragazzi, siamo già qui. Lo sai cosa c'è proprio in cima a questa montagna? Perché c'è qualcosa? Forza, diamo un'occhiata. Un reattore e un condor. Vedo che siete molto perspicaci. Sì, un reattore e un condor.
ma la Shinra non piace l'idea che quel condor si sia piantato sul reattore. Ehi, quello che sì, che è un uccello, ma perché vogliamo cacciarlo via con le armi? Che c'è di male di avere un condor appollaiato sul reattore? Sembra che ci sia un tipo speciale di materia all'interno di quel reattore. Quando il condor si piazzò qui, la Shinra inviò delle truppe. I militari intendono scacciare sia noi che il condor da questa montagna. Ora il condor sta covando il suo uovo, una cosa che non accade da molto tempo. Noi intendiamo proteggerlo a qualunque costo. Un uovo. Lo faremo, vi proteggeremo dalla Shinra! L'uovo di un condor? Un vero miracolo. Dobbiamo proteggere la vita del pianeta. Sfortunatamente non abbiamo la forza per combattere la Shinra da soli. Per questo assoldiamo dei mercenari per aiutarci. Come nostro sponsor ci può aiutare con un contributo o combattendo con noi. Cosa ne pensi? Volete darci una mano? Cosa c'è da pensare? Dobbiamo farlo! Claude. Vabbè, vi aiuteremo. Claude, grazie. Ehi, vi salveremo noi! Ma non posso acquistare niente, Riposiamoci, va bene? Decisamente sì, riposiamoci, ragazzi. Ok, siamo dentro Fort Condor, ragazzi, la live finisce qui. E ci vedremo ormai tra 2 settimane, perché settimana prossima ci sarà le 3. E quindi probabilmente la live salterà. A meno che non riesco ad organizzare qualcosa per venerdì o per sabato, ma è facile che la live salterà alla settimana dopo. Mi raccomando, vi ricordo assolutamente che dovete seguire la nostra live delle 3 su Twitch, su questo canale, ci potete seguire su YouTube, ci potete seguire su Facebook e su tutti gli altri nostri social, perché faremo un coverage completo comunque dell'evento. Faremo anche ovviamente una copertura anche sul sito con le notizie piano mentre escono e niente, quindi direi di guardare tutti le 3 sperando che Square Enix ci mostri questo nuovo Final Fantasy VII Remake che tutti attendiamo. Ragazzi, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo Road to Final Fantasy VII. Ciao!